Vorrei raccontare un episodio molto doloroso nel quale mi sono trovato e nel quale ho avuto la fortuna di incontrare dei tedeschi che con sprezzo del pericolo hanno portato aiuto ad alcuni civili. Si trattava di mio padre, il figlio del mio contadino che è morto e quel Vandi che molti hanno potuto conoscere all'ospedale di Rimini dove è stato portiere e che ha perso un braccio in quei giorni. Nel rifugio che c'era giù tra Monte Colombo e Trarivi era scoppiata una granata sulla bocca d'entrata e mio padre ebbe una ferita all'addome. Il ragazzo Vandi era rimasto amputato al braccio. Il ragazzo del mio contadino era in coma perché una scheggia gli aveva attraversato il cervello. L'unico che si era salvato ero io, che fino a quel momento ero stato con un cagnolino sulla porta del rifugio. Quando mi sono alzato, ho fatto due passi verso l'ingresso della grotta, ho visto che il cagnolino era a pezzi e gli altri feriti. Insieme ai parenti di Vandi, sfollati a casa mia, sono riuscito ad avvisare i tedeschi che erano sotto l'alberetto, quindi molto distanti. Questi, nell'infuriare del bombardamento, portarono la Croce Rossa fino alla chiesa di Monte Colombo. Da lì, per oltre un chilometro, sono venuti giù al rifugio, che era alla lama, tra la mia casa e Trarivi. Insieme abbiamo caricato e portato in spalla il ragazzo in coma e gli altri feriti per portarli in salvo. Ci fermavamo ogni tanto perché sentivamo i colpi di partenza di una batteria che sparava contro di noi da Osteria Nuova. Caricammo i feriti sulla Croce Rossa e li portammo in salvamento a San Marino, dove poi il ragazzo in coma morì e gli altri due si poterono salvare. Ecco, io voglio esprimere a questi soldati che non conoscevo e ai quali, non avendo altro che due fiaschi di vino nascosto in un fosso, ho dato questo vino, voglio esprimere a loro e a tutto l'esercito tedesco la gratitudine per aver compiuto un atto di bontà nei nostri riguardi, con sprezzo del pericolo. Due giorni prima dell'episodio sopra ricordato, avevo avuto degli spari contro da parte di un soldato tedesco. Era una mattina. Stavano arrivando gli inglesi e a girare attorno a casa c'era già il pericolo di essere colpiti. Andavo a lavorare per ultimare il rifugio e un soldato mi chiese di aiutarlo a fare un buco in un pagliaio dove doveva sistemarsi di vedetta. Io avevo anche il falcetto per tagliare il pagliaio, ma facevo finta di niente, facevo finta di non capire. Lui mi disse di avere il diritto di servirsi del lavoro dei civili perché eravamo in prima linea. E continuando io a non dargli retta fino a innervosirlo, mi puntò la pistola e sparò due colpi. A quel punto ho dovuto aiutarlo, passando sul davanti della casa, strisciando per non essere colpito dagli inglesi. Il lavoro al rifugio fu molto lungo e faticosissimo. Lo scavammo io, mio padre e due operai, anche con le unghie. All'inizio riuscivamo a scavare solo 30-40 centimetri al giorno per la durezza della roccia. Nel nostro rifugio stavamo in una quarantina, un altro era vicino a 10 metri, con ancora più gente. Ad un certo punto unimmo i due rifugi con un corridoio. Per bere usavamo l'acqua che veniva giù da un fosso, era sporca, con i bigatini dentro, e così la filtravamo con un panno. Per mangiare ci arrangiavamo con l'uva di una vigna vicina al rifugio. Poi avevamo il pane che mia mamma aveva preparato, duro come le gallette, ed avevamo del formaggio. Abbiamo mangiato anche della carne, macellando dei buoi. Infatti, avevamo portato al rifugio 5 buoi che tenevamo nascosti in un boschetto. Purtroppo, una notte sono stati colpiti durante il bombardamento e per 2 giorni ne abbiamo presi dei pezzi per mangiare, poi fu necessario seppellirli. Per fare questo lavoro di seppellimento abbiamo dovuto litigare. Da rifugio si poteva uscire con una certa sicurezza solo dalle 7 alle 8 del mattino, perché a quell'ora gli inglesi prendevano il tè e non sparavano. Tutti gli uomini validi presenti nei rifugi dovevano dare una mano per scavare le buche, ma qualcuno è stato convinto con le cattive perché aveva paura e non voleva uscire. Erano degli sfollati, non di Monte Colombo. Erano momenti drammatici e si poteva arrivare anche alle cattive. Nel rifugio siamo stati circa 20 giorni. Ci siamo decisi ad entrare su consiglio di un ufficiale tedesco, un tenente, che da 3 mesi si era installato nella nostra casa, da dove comandava la piazza di Monte Colombo.
A fine agosto, vedendo il fumo delle colonne di carri armati verso la tomba di Pesaro e sentendo il rombo delle bombe, ci disse che entro pochi giorni gli inglesi sarebbero arrivati perché le forze tedesche erano deboli. Pochi giorni dopo passò una formazione corazzata con curiosi automezzi, con le ruote davanti e i cingoli dietro. Quel giorno era all'imbrunire. Il tenente aveva ai piedi delle pantofole mie che mi aveva requisite e per questo si prese una sgridata dagli ufficiali della colonna che si dirigeva verso Croce. Vedendo tutti quei soldati, il tenente disse che la guerra qui sarebbe stata dura e che se volevamo potevamo andare via con lui verso Cervia. Noi decidemmo di restare, andando però nel rifugio. Nel rifugio si stava male, non si riusciva neppure a stare in piedi e si doveva entrare e uscire da sdraiati. Davanti avevamo messo dei sacchi pieni di terra con i materassi sopra tra la roccia e i sacchi. In quei giorni avevamo tanti pidocchi, malattie come la dissenteria, eravamo calati di peso, stralunati, spaventati dalle bombe e dalla vista di tanti morti. Dopo il passaggio del fronte sono stato il primo ad andare a Croce. Arrivando vidi Vincenzo Bianchi che si aggirava disperato tra le macerie della sua casa, vicino alla strada provinciale sotto la chiesa. Era stato un nostro operaio, ci conoscevamo bene. Io riuscii a riconoscerlo, lui no. Ed eravamo a distanza di pochi metri. Tanto eravamo cambiati e spaventati per quello che ci era successo. Per anni, dopo la guerra, quando si parlava con qualcuno, si finiva sempre col ricordare quei drammatici giorni. Di ritorno da Croce vidi dei soldati inglesi che mi sembravano cinesi per gli elmetti che portavano. Erano passati solo 3 giorni dal loro arrivo e ancora non avevano familiarizzato con la popolazione. Alcuni rovistavano tra le nostre case. Io mi arrabbiai. Avevamo salvato un po' di roba dai tedeschi e non volevamo vederla portare via dagli inglesi. Un soldato mi puntò la pistola e mi spinse contro un muro minacciandomi e dicendomi che lui ce l'aveva con gli italiani, perché gli avevano ucciso un amico fraterno in Africa.